A bordo della Mitsubishi Outlander raggiungiamo il comune di Sestola, situato nel parco del Frignano e dominato dal Monte Cimone e da altre montagne facenti parte del crinale spartiacque tosco-emiliano. Nel 2001 ha ottenuto il riconoscimento di bandiera arancione dal Touring Club italiano grazie all'ottima organizzazione dei servizi di accoglienza, all'informazione sul territorio e per la sua programmazione di eventi ed iniziative, come ci illustra l'assessore al turismo del comune di Sestola, Flavio Magnani. Questa prestigiosa collaborazione e soprattutto è dovuto ai nostro territorio, alle nostre ricezioni alberghiere, ai ristoratori nelle frazioni dove ci sono dei mangiari culinari molto particolari. Ci sono delle tradizioni montanare, soprattutto per quello che riguarda le nostre famose tigelle, funghi e quello che riguarda anche il sottobosco, formaggi. Questa è la zona del parmigiano reggiano, dunque è una zona molto prestigiosa. E soprattutto bontà della salute, perché ci sono percorsi, sentieri, camminate, mountain bike d'estate, parco giochi per i bambini, vede il lago della Ninfa, Sestola, impianti aperto d'estate, impianti che collegano direttamente Sestola con Pian del Falco, Monte Creto, con le piste da sci estive, e abbiamo anche la zona del Cimoncino, Fanano, tutti gli impianti sono aperti. Chiaramente ispirato nella parte anteriore agli stilemi giapponesi, con la mascherina anteriore che richiama le linee del Monte Fuji, il design complessivo di Outlander si raccorda con grazia ai parafanghi imponenti dotati di codolini e dalle linee decise, togliendo ogni dubbio sulle sue capacità dinamiche. Gli interni, concepiti per riflettere il tema stilistico sportività intelligente, hanno linee pulite e grande attenzione ai dettagli. La strumentazione è caratterizzata dal contrasto fra l'argento metallizzato e il nero dello sfondo, mentre forma e rivestimento della console centrale evocano l'immagine di un telaio motociclistico. I sedili anteriori sono semi-avvolgenti con rigonfiamenti laterali che richiamano l'energia delle sue prestazioni, mentre sedute e schienali sono profilati. La versione da noi provata, con la motorizzazione diesel 1968 cm3, con turbocompressore e intercooler, bialbero a camme in testa, 16 valvole, a norme Euro 4, filtro antiparticolato e abbinato ad un cambio manuale a 6 marce, ha dimostrato ottime prestazioni. In una zona famosa anche per il passato di gare di fuoristrada, non abbiamo potuto rinunciare a mettere alla prova l'Outlander. È bastato agire sulla leva posta tra i sedili anteriori e il nuovo sistema di trasmissione All Wheel Control, che abbina il sistema di controllo attivo della stabilità ACS, che comprende il controllo di trazione, con la trazione integrale a gestione elettronica. Ci ha consentito una progressione uniforme su tutti i fondi stradali, facendoci superare ostacoli che non pensavamo di passare. Proprio qui alle mie spalle c'è il borgo antico del castello, il vecchio borgo militare dove appunto vivevano i militari, perché una fortezza militare o castello militare aveva anche un insediamento militare. Si può dire che da 50 anni è un po' risorto, anche se un po' in parte abbandonato, in parte invece oggi grazie proprio al comune di Sestola che ha recuperato la rocca, la parte museale, e noi abbiamo due bellissimi musei e poi delle mostre permanenti. Recentemente abbiamo anche inaugurato la Sala dei Ricordi della Teresina Burchi, un soprano sestolese molto famoso all'inizio del secolo, anche cantato con Caruso, calcato le sene, nei primi 25 anni del secolo scorso. Quindi vi aspettiamo tutti numerosi a visitarci e vedere le nostre cose belle. La nostra visita a Sestola giunge al termine e a malincuore lasciamo questa terra con la natura ancora incontaminata per tornare alla caotica routine quotidiana.